Salve a tutti, sono Maria Teresa Santoro e mi occupo di statistiche del turismo nell'ambito della Direzione per le statistiche ambientali e territoriali dell'Istat. Insieme ai miei colleghi Francesca Petrei, Lorenzo Cavallo e Silvia Di Sante ho realizzato questo poster dal titolo Il registro statistico delle strutture ricettive italiane, sviluppo e prospettive di analisi. Una delle sfide intraprese dall'Istat negli ultimi anni riguarda la costruzione di un registro statistico delle strutture ricettive presenti sul territorio nazionale. Attualmente sono le regioni e le province autonome che detengono, ciascuno per il proprio ambito territoriale di riferimento, un proprio archivio di esercizi ricettivi ufficiali, sulla cui base vengono condotte le indagini sul turismo dal lato dell'offerta. In un'ottica di costante miglioramento sulla qualità dell'informazione statistica prodotta e diffusa, il servizio dell'Istat ATB ha deciso di avere nella propria disponibilità tutti gli archivi territoriali con i dati strutturali e anagrafici, delle strutture ricettive. La necessità di avere a disposizione un unico archivio nazionale armonizzato e completo è indubbia. E tale registro risulta utile non solo all'Istat, ma a tutti quei soggetti che per vari motivi hanno a che fare con il tema del turismo. L'intenzione è quella di creare un registro statistico di base partendo da più archivi amministrativi, ad iniziare proprio da quelli regionali e delle province autonome. Unità di riferimento del registro è l'esercizio ricettivo a livello di local CAU attivo, cioè aperto indipendentemente dalla durata del periodo d'apertura, per cui troviamo inclusi sia gli alloggi aperti tutto l'anno che quelli che svolgono attività di tipo stagionale. Il registro di base deve contenere per ciascuna struttura ricettiva le principali variabili identificative, quindi la denominazione, l'indirizzo e descrittive come ad esempio la categoria, il tipo di alloggio, il numero di camere, il numero di posti letto. L'interesse specifico dell'Istat Registro Unico è in primis di tipo statistico. Esso consentirà di avere informazioni puntuali e piena contezza relativamente alle unità di riferimento del settore ricettivo e di conseguenza delle statistiche del turismo. Il registro permetterà inoltre di standardizzare ed armonizzare i dati a livello nazionale, essendo la classificazione delle strutture ricettive regolata da normative di tipo regionale, talvolta divergenti da regione a regione e spesso soggetta a continue modifiche e integrazioni. 2. Di valorizzare anche tramite le integrazioni di più fonti, statistiche ed amministrative, e nonché tramite l'utilizzo di big data, le informazioni di ciascun archivio di input, offrendo una maggiore copertura dei fenomeni di interesse turistico ed estendendo le conoscenze su ambiti che attualmente non è possibile documentare con le fonti disponibili. 3. Di selezionare campioni rappresentativi di strutture ricettive per svolgere indagini campionari ad hoc su aspetti legati al turismo. L'Istat, a partire dal 2019, ha acquisito gli archivi delle strutture ricettive delle regioni e province autonome. Nel corso del biennio 2020-2021, anche con la collaborazione con gli enti territoriali referenti in ambito turistico, è stato perfezionato il core set di variabili chiave per struttura ricettiva da trasmettere. È stato inoltre definito il formato di trasmissione e l'identificativo univoca per la singola struttura. Nel prossimo futuro l'Istat proporrà per il registro statistico un codice unico, la chiave da associare ad ogni struttura ricettiva e invariante nel tempo. Infine, è stata fissata la cadenza dell'aggiornamento su base annuale. Il primo anno, il 2019, ha avuto l'obiettivo di una raccolta degli archivi di tipo esplorativo, per conoscere i loro contenuti e capire alcune questioni di tipo tecnico-operativo da affrontare, riassumibili in tre principali problematiche: di tipo metodologico-statistica, relativa all'integrazione dei 37 archivi regionali e provinciali e alla creazione del codice unico per la singola struttura ricettiva; di gestione e aggiornamento di una lista unica per le differenze sotto il profilo delle tempistiche e della modalità di updating delle fonti amministrative di partenza; e informatica per uniformare gli archivi originati da diversi software e database.
I macroprocessi portati avanti nel biennio 2020-2021 per realizzare il registro di base, invece, hanno riguardato principalmente la definizione di un'unica piattaforma e l'individuazione del set minimo di variabili da popolare tramite gli archivi locali. In più, l'eventuale realizzazione di un database aggiuntivo collegato alla piattaforma principale in cui conservare tutte le variabili ulteriori al di fuori del core minimo di variabili individuati per il registro unico. L'identificazione del codice unico per le singole strutture ricettive. La standardizzazione e la normalizzazione delle informazioni contenute nei vari archivi. Le operazioni statistiche di record linkage per l'integrazione delle diverse fonti territoriali. La definizione di tutte le fasi e le procedure necessarie per l'acquisizione degli aggiornamenti nel tempo. Infine, la georeferenziazione delle singole strutture ricettive. Nel 2020 è stata ottenuta la prima lista nazionale delle strutture ricettive italiane relative alle imprese attive nel 2019, cui è seguita nel 2021 una seconda trasmissione aggiornata ai dati del 2020, ancora più completa e normalizzata. Queste liste sono state trattate con il software disponibile Egon Web, un'applicazione online sviluppata per consentire all'utente un uso guidato del software Egon, un software di normalizzazione e geocodifica degli indirizzi. Tale attività di normalizzazione delle liste ha consentito la costruzione di un archivio completo delle strutture ricettive relative alle annualità 2019 e 2020, un archivio completo, normalizzato ed interrogabile. Da tale archivio è stato inoltre possibile ricavare un Oracle Database che permettesse una facile e libera interrogazione dei dati. Infine, la geocodifica degli indirizzi ottenuta attraverso il software Egon Web ha permesso la georeferenziazione di gran parte degli esercizi ricettivi italiani, la costruzione di un geodatabase delle strutture ricettive italiane, che rappresenta un potente strumento di lettura della capacità ricettiva italiana. Costruire il registro unico delle strutture ricettive italiane consente di avere una reale e puntuale conoscenza dell'offerta turistica nazionale. Rispondendo a un'esigenza più volte sottolineata da tutti gli attori coinvolti nel tema del turismo, qualsiasi siano le finalità, statistiche, di analisi, politiche, di programmazione, di marketing e promozione a livello nazionale e locale. Inoltre, benefici sono evidenti in termini di riuso e di valorizzazione dei dati, nonché di riduzione dei costi e di disturbo statistico derivanti da un uso sistematico delle fonti amministrative già esistenti a livello locale.